oggi cosa ci fai fare di bello? Oggi faremo un'attività sulle fiabe. Vi ho portato un magnifico libro e cominciamo subito dalla fiaba di Cappuccetto Rosso. C'era una volta, in un bosco lontano lontano, una fatina di nome Cappuccetto Rosso, che aveva per amico un lupo buonissimo, con il quale faceva lunghe passeggiate. Fatina? Cappuccetto Rosso era una fatina? Aveva per amico un lupo buonissimo. E la nonna, non c'era la nonnina? Maestra, ma che fiaba è questa? Ce ne racconti un'altra, questa non ci piace. Va bene, vi racconterò un'altra fiaba. Quella di Peter Pan. C'era una volta una bella isola del Mediterraneo dove viveva un piccolo principe di nome Peter Pan, che trascorreva le sue giornate in compagnia del suo servitore, il marinaio Uncino. Maestra, ma Peter Pan era un principe? Ma non era un orfano? Capitano Uncino era un marinaio? L'isola del Mediterraneo, ma non era l'isola che non c'è. Maestra, ma neanche questa fiaba ci piace, non succede nulla, ci annoiamo. Ok, ho capito. Cambiamo di nuovo fiaba, proviamo con quella di Biancaneve. C'era una volta una povera bambina di nome Biancaneve che viveva in un villaggio di folletti. Biancaneve, una povera bambina che viveva con dei folletti. Maestra, ma no, è la strega, i sette nani, ma che fiabe sono? Ok, ho un'idea. Ora vi distribuisco queste fiabe originali, le leggete e mi dite cosa ne pensate. Bambini, avete letto le fiabe? Sì. Benissimo. Cosa c'era di diverso in quello che io vi ho letto? Maestra, mancavano i cattivi. Sì, maestra, erano tutti buoni, ma anche i cattivi erano buoni. Quindi, maestra, senza i cattivi le fiabe non funzionano. Quindi i cattivi sono indispensabili? Nelle fiabe, affinché i buoni vincano, sono necessari i cattivi. Maestra, nelle fiabe i cattivi hanno una loro importanza, però nella realtà è bene che non ci siano i cattivi. Eh sì, bambini, la vita sarebbe una bella fiaba se non ci fossero i cattivi.